cominciare, grazie a tutti di essere intervenuti. Oggi presentiamo un romanzo storico particolare, si intitola di 1243, L'ultimo assedio di Fulvio Toth e Marta Tempra. Le vicende narrate in questo romanzo si svolgono, se non vado errato, tra 1237 e 1243, che è l'anno nel quale Federico II assedia Viterbo e viene sconfitto. Quindi una delle sconfitte subite dall'imperatore di Svevia, della quale i viterbesi vanno molto molto fieri. Quindi un argomento che ci interessa da vicino, siamo in piena lotta tra quei figli di Bellini, in piena lotta tra impero e papato, tra impero e comuni, e sulla scia e sul sottofondo di queste vicende, di questi scontri epocali, si snodano le vicende narrative di questo romanzo. A parlarci del romanzo c'è uno dei due autori, che qui si presenta sotto mentite spoglie, perché in realtà Fulvio Toth nasconde Fabio De Sole, che è l'editore. Anche. Il libro è stato pubblicato da Arpeggio Libero nel 2015, e quindi lui è doppiamente colpevole. Infatti, posso essere picchiato sia come autore, sì, come coautore che come editore. Come editore. A coadiuvarlo in questa presentazione ci sarà, mi sono già dimenticato il nome, Fabio Vicari. Fabio Vicari. Mi presento e presenterò un pochettino Fulvio, come lo conosco. Perfetto. Io allora non rubo altro tempo alla narrazione e alla presentazione, quindi vi lascio ai due relatori e vi lascio con AD 1243, L'ultimo assedio. Grazie e buon ascolto. Prima di passare la parola a Fabio, che poi sarà lui a condurre in questa sorta di intervista presentazione, volevo ringraziare Italia Medievale che ci ospita, scusarmi perché manca il logo nella locandina che abbiamo fatto e di questo il grafico nostro sarà fustigato per farsi perdonare di questa mancanza. E poi vabbè, ovviamente ringrazio il pubblico. Passo la parola a Fabio che mi produce. Perfetto, buonasera a tutti. Allora, io mi ha chiamato oggi Fabio e io ho detto sto arrivando e mi ha detto fantastico, ho detto Fabio, ma perché non raccontiamo anche noi come è nata la storia di questo libro a quattro mani, perché in certo senso l'ho vissuta dal principio, giusto? Possiamo dire che l'ho vista nascere, ho visto nascere l'incontro tra Fabio Fulvio e Fabio Fulvio, cioè questo problema che ormai porta avanti da anni, e Marta. È molto particolare come storia, perché noi siamo qui che stiamo parlando di medievale e la loro storia è nata su internet, quindi questa cosa è, diciamo, che è particolare. Io ho conosciuto lui, che considero una delle persone migliori al mondo, e non è solamente un bravo scrittore, non è solamente un bravo editore, ma è una persona fantastica. E sotto questo punto di vista, lui, quando ci siamo conosciuti, vi ho raccontato di un portale dove c'è la possibilità di scovare nuovi scrittori. Lui è arrivato e ha detto: ah, interessante, fammi vedere un po' che cosa c'è qui sopra. Iniziano a spulciare, iniziano a vedere uno scrittore più interessante dall'altro. Tra cui ha incontrato anche Marta e ha detto: ma interessante, ma com'è possibile che questa ragazza non l'ha pubblicata ancora nessuno? E allora gli ho detto: dai, scusami, ci sei tu? E ha detto: perché non la contatti? E allora lui l'ha contattata, è nata questa storia. E un pochettino raccontaci un attimo tu bene come è nata questa storia di questa nascita, questo amore, la nascita di questo libro a quattro mani. Allora sì, come ha detto giustamente lui, io ho cominciato a guardare sul sito che dove questi scrittori o sia scrittori affermati, perché c'è anche qualche scrittore pubblicato anche da grosse case editrici, da Valdini Castoldi per esempio, Nicky Persico, che pubblica regolarmente i suoi racconti, i suoi scritti su Mitei, e anche appunto scrittori emergenti, tra cui Marta Tempra. Da lì, in questo caso in veste di editore e non di scrittore, ho proposto a lei di pubblicare qualche, e l'ha iniziato come Arpeggio Libero a pubblicare due sue raccolte di racconti.
durante le una delle presentazioni di una raccolta di racconti, parlando del più del 90, mi disse che il suo sogno sarebbe stato quello di scrivere un romanzo e soprattutto scrivere un romanzo storico, però non si sentiva diciamo pronta dal punto di vista dello studio che ci vuole per scrivere un romanzo storico. E quindi le ho offerto il mio supporto, invece avevo già scritto un romanzo storico, con Spirazzo, quello ambientato diciamo, un pochino più tardi, perché è ambientato diciamo, ruota attorno alla congiura dei pazzi, e quindi le ho offerto il mio supporto per lo studio di preparazione che ci vuole per un romanzo storico, perché questo romanzo nasce come scrittura in circa 5-6 mesi come scrittura, ma la quale è stata preceduta da quasi 2 anni di studio, andare a spulciare negli archivi, perché per esempio all'interno troverete, per chi ha voglia di comprarlo e di leggerlo, una scena di matrimonio, una scena di matrimonio nella Viterbo del 1238-40, e quindi bisognava andare a vedere come ci si sposava allora, perché abbiamo una concezione un pochino diversa da quella dei romanzi storici che ci arrivano da oltreoceano, dove il rito del matrimonio odierno viene trasportato nel 1200. Noi volevamo capire invece come ci si sposava nel 1200, e tra l'altro a Viterbo nel 1200 si sposava in maniera anche abbastanza particolare, perché l'anello nuziale per esempio veniva inserito in 3 dita della mano, uno alla volta, prima di arrivare all'anulare, quindi questa cosa l'abbiamo scoperta, non la sapevo minimamente, l'ho scoperta durante diciamo, spulciando gli archivi, e quindi l'abbiamo poi riportata pari nella scena del matrimonio di una delle nostre protagoniste del libro. Per cui ecco come nasce l'idea di scrivere il libro padrone. Marta ha uno stile molto più portato all'intimismo, all'emozione, a descrivere con poche parole molto significative le emozioni. Io ho uno stile di scrittura completamente diverso, se vogliamo forse anche un pochino più antiquato, nel senso buono del termine, un pochino più classico come stile di scrittura. Non ci andava di prendere in giro i nostri lettori mischiando questa cosa e rischiando di non far capire, quindi abbiamo deciso di seguire una strada completamente diversa. Il nostro libro si articola, come diceva prima Maurizio, parte dal 1237, quindi dalla battaglia di Cortenova, dalla grande vittoria di Federico II proprio contro Milano, e arriva la sua più grande sconfitta, che è il mancato assedio di Viterbo. Tra l'altro Vivo colleziona 2 mancati assedi, perché oltre a quello di Viterbo del 1243 c'è anche il mancato assedio dell'agosto del 1238 all'Italia Messa d'Italia, perché Brescia riesce a resistere anche lei alle truppe di Federico. E abbiamo deciso quindi di seguire, io narro in terza persona le vicende storiche e le vicende di uno dei personaggi di fantasia, uno speziale lodigiano in fuga dalla città, perché di fede guelfa la città di Lodi invece si arrende non alle truppe dell'imperatore ma addirittura soltanto alle avanguardie, per cui questo speziale fugge dalla città e le narro in terza persona. Marta invece, e qui nasce l'altra difficoltà, narra in prima persona le vicende di Jacopo, quindi del notaio siciliano chiamato alla corte di Federico come notaio e come poeta, e di Giacinta, questa ragazza destinata al convento che poi finirà invece in sposa a un calderaro, e quindi lei narra in prima persona. E qui nasce la seconda difficoltà, perché narrando in prima persona una vicenda ambientata nel 1243 devi fare attenzione alla singola parola, perché non puoi io in terza persona posso anche utilizzare, se voglio, una similitudine con delle parole di oggi o dei termini odierni, parlando in prima persona nel 1943 tutto questo non lo puoi fare, quindi devi
prestare l'attenzione filologica alla singola parola e rendere il romanzo non è, ecco, questa forse è stata la difficoltà più grossa. Allora, io adesso voglio fare un po' di... non voglio che tu racconti il libro, diciamo, per fare un po' di scuole, però dici un attimino le vicende che da parte di quelle che ti sono rimaste nel cuore e che hai vissuto, diciamo, con, quasi in prima persona, no? Sì, non c'è che essendo Furio, sì, Papo, se è anche possibile, però... No, vi racconto un aneddoto perché è troppo bello. Prima di questo avevo scritto invece, come dicevo prima, un romanzo storico ambientato nella Firenze del 400 con Spinazzo. Anche lì mi ero documentato, avevo il Comune di Firenze, in questo è molto avanti, ero riuscito a risalire proprio alla toponomastica della città nel 1400, eccetera. La settimana l'altra ero a Firenze per una presentazione, c'era una scolaresca in via dei Calzaiuoli, e la professoressa di questa scolaresca che veniva probabilmente da Milano perché l'accento era nostro, mi guarda e mi fa: scusi, questa è via dei Calzaiuoli? E io gli faccio: sì sì, è corso degli Adimari. E uno che gli dice sì sì, chiede se siamo in via dei Calzaiuoli, io dico sì sì, siamo in corso degli Adimari, mi guarda come se fossi matto e io peggioro la situazione perché gli dico: sì sì, mi scusi, sai, era al mio tempo nel 400 si chiamava. Poi dopo che mi sono reso conto di cosa ho detto, sono scappato prima che chiamassi il 118. Mi intendevo ovviamente al mio tempo, al tempo in cui avevo scritto il libro, però pazienza. Quindi, come dicevo, mi hai chiesto che cosa del libro. Allora, ripeto, i personaggi inventati sono tre, e sono questo Jacopo, notaio e poeta, che all'inizio del romanzo riceve proprio una profezia. Abbiamo inserito la profezia perché le profezie allora erano la sostanza della vita, pensate proprio all'imperatore stesso, a Federico stesso, a cui era stato profetizzato che sarebbe morto sotto Flores, e questo gli ha condizionato la vita, perché l'unica città italiana che lui non ha mai voluto toccare è stata proprio Firenze, e ironia della sorte, muore nel 1250 in provincia di Foggia, ma nella città di Castelfiore. Che l'aveva distrutta. E quindi, ripeto, Jacopo riceve questa profezia, che poi ritornerà nel finale del romanzo. Giacinta, diciamo, meravigliosamente descritta da Marta, perché Marta, poi magari faremo una piccolissima lettura, Marta ha una capacità di scrittura favolosa, io nonostante la giovanissima età ha veramente una penna che è qualcosa di fenomenale. E Giacinta è questo personaggio, questa donna, questa ragazzina, perché in fondo destinata al convento, che si ritrova a sposarsi, ad avere un figlio, si ritrova coinvolta in vicende più grandi di lei. E lo speziale che è un pochino il filo conduttore della vicenda, perché è quello che seguiremo nel suo peregrinare per l'Italia, fino all'arrivo poi alla conclusione anche lui della vicenda di Viterbo. Questi sono i personaggi, diciamo, inventati. Ci sarà poi anche una serva dello speziale che ritroveremo poi per tutto il romanzo. E invece i personaggi storici che si incrociano con i nostri, ovviamente sono Federico, Piero delle Vigne, il personaggio che sicuramente meno amato e che forse non gli rendo un grande servizio nel descriverlo nel romanzo, è Romano III, il Cesarino III da Romano, e poi i papi. Iniziamo con il prologo, che adesso lo troveremo soltanto nel prologo, Innocenzo III, e poi il vecchio Gregorio IX, e infine Innocenzo IV. Se in mezzo, anche perché in mezzo ci sarà Celestino, ma appare da tutti poco
il suo pontificato è stato uno dei più brevi della storia della Chiesa, per cui quasi c'è, perché ci sono un paio di capitoli dedicati a lui, però è una meteora. E quindi questi sono un po' i personaggi. Quello che ci tengo a dire, ripeto, lo ribadisco, perché essendo anche un appassionato lettore, un appassionato soprattutto di romanzi storici, quando trovo romanzi storici che riportano delle fesserie storiche, mi arrabbio sempre. E noi invece, ripeto, quello che abbiamo voluto è che ogni cosa che abbiamo scritto è storicamente provata, e non abbiamo voluto aggiungere nulla di più di quello che era, e anche la parte, diciamo, dei personaggi di fantasia comunque deve avere una coerenza con quella che è la storia, perché lo scopo di un romanzo storico è quello di divertire, è quello di far passare del tempo, ma volendo è anche quello di insegnare qualche cosina nella storia, in modo magari un pochino più leggero di quello che può essere un saggio, però comunque deve essere storicamente provato e non andare a inventare cose che poi non sono. Però innanzitutto va detto questo. C'è una cosa anche molto particolare, perché è stato quello di Viterbo è stato un assedio nell'assedio, perché il Simone da Chieti diciamo governava la città per conto dell'imperatore, Raniero Capocci cardinale viterbese approfitta di un momento di stanca, diciamo, perché la città si stava un pochino ribellando ai soprusi di Simone, arriva in città, inizia la rivolta e assediano la guarnigione di Simone all'interno della rocca. E quindi ci troviamo gli imperiali assediati all'interno della città. Immediatamente le truppe di Federico muovono da Capua, arrivano e assediano, quindi abbiamo un assedio nell'assedio, i viterbesi che assediano la rocca nella quale c'è la guarnigione di Simone da Chieti e le truppe imperiali che assediano i viterbesi. Federico era convinto di prendere la città subito, perché la città manca proprio di un pezzo di mura che oggi ci sono ma allora non c'erano, in corrispondenza della valle di Fau, una valle dove scorre il fiume. Da lì è attentato l'assalto 3 o 4 volte, non c'è riuscito, hanno costruito delle barriere improvvisate, si sono difesi all'impossibile e sono riusciti a difendersi. Dopodiché hanno scavato dei cunicoli, sono usciti all'esterno delle mura, alle spalle degli assedianti, e hanno incendiato le macchine da guerra. E a quel punto Federico ha rinunciato, ha offerto al Papa di ritirare l'assedio purché venisse offerto il salvacondotto a loro volta da parte dei viterbesi alle truppe di Simone da Chieti che uscissero dalla rocca. E poi quest'ultima parte invece non ve la racconto, perché siccome la trovate anche lì, non vi dico come va a finire.